Little Italy è la metafora di un'Italia che vive altrove e che si fa strada al di fuori dei confini nazionali. Il protagonista della storia di oggi è Marcello Assante, ristoratore di origini napoletane che da anni vive a New York, dove gestisce un noto ristorante nel cuore di Little Italy, meta immancabile per i tanti turisti che affollano la città. Marcello Assante, sono di Monte di Procida, Napoli, sono un italiano quindi, vissuto in Italia e poi trasferitosi qui a New York nel 1984. Diciamo che mi sono laureato in economia a Napoli, a Via Partenope. E dopo ho fatto una decisione di venire in America per fare un'esperienza. C'ero già stato del resto in America nel frattempo, nel mio periodo universitario avevo fatto uno stage a Berkeley, California, studiando behavior, una parte della sociologia, e poi ero ritornato a laurearmi in Italia a Napoli e poi decisi di venire in America sotto l'idea del dream americano, diciamo così. Dopodiché, non sapendo che cosa fare, mi misi in contatto con alcune compagnie di abbigliamento e di scarpe in generale e da quel momento incominciai a essere un salesman. Cioè praticamente mi occupavo di vendere prodotti italiani all'estero come rappresentante e dopo un periodo di tempo di rappresentanza mi cominciai a mettere da solo e quindi iniziai a avere un negozio, poi due negozi. Vivevo a New York e Miami e venivo in Italia a comprare per queste boutique che avevo in New York e in Miami. Nel 1997-98 mi accorsi che il branding era alle porte e quindi la boutique in America incominciava ad avere meno possibilità di attività proprio puramente commerciale. Così cominciamo a fare con alcuni miei amici un ristorante che poi per caso divenne famoso. E da allora, diciamo, dal 1991, sono entrato nella ristorazione e quindi da allora mi occupo di ristoranti. Da dove siamo adesso? Siamo un ristorante in Little Italy, che è praticamente un ristorante storico che si chiamava Taormina, che poi è stato venduto il palazzo, io ho rinnovato e ho cercato di costruire un ambiente iniziale anni 50, diciamo così, per dare un look, un'idea di praticamente dell'Italia del dopoguerra e quindi perseverare quel tipo di feeling, quindi instaurare una cucina napoletana e quindi continuare nelle mie tradizioni e nello stare a New York nell'ambiente della ristorazione. In questo periodo poi mi sono occupato anche di altre cose, di cinema soprattutto, lavorando con un regista italo-americano affermato e quindi mi occupo anche di cinema, anche perché il cinema è un mio amore, è una cosa che ho scoperto a 10 anni, da allora l'ho sempre coltivato e quindi coltivare significa partecipare, quindi
faccio anche questo nel mio tempo a disposizione. Abbiamo altri ristoranti a New York, abbiamo 3 ristoranti a New York e quindi ci muoviamo tra un ristorante e l'altro. Ah, uno è Ciao e l'altro è Local 92, che sono a New York, quindi mi muovo su questa base tra New York e l'Italia, qui vengo spesso, vengo al Cinema Festival, a Venezia, a Cannes, dove facciamo service per l'industria del cinema. No, di ritornare non sono mai pensato, cioè sono tornato sempre, tornavo ogni 3 mesi perché compravo e venivo qui in America, ma soprattutto perché stando a New York, con 9 ore stai in Italia, non è, sembra una distanza enorme, però quindi vengo in estate anche, ritorno al mio paese natio, Monte di Procida, dove c'è ancora un bel mare e ancora vale la pena di stare. Se mi chiedi per quale motivo non fai business in Italia, ti posso dire tutte altre cose. Perché è molto difficile, perché la burocrazia è elevatissima, perché ci sono tante problematiche su cui potremmo discutere per ore. In questo posto noi facciamo anche degli eventi di cultura e spettacolo, che siano sia italiani, per esempio a Natale faremo la cantata dei pastori, facevano al museo qui del museo dell'emigrazione che purtroppo ha chiuso e quindi noi abbiamo ereditato un po' tutta l'attività culturale che il museo faceva, perché siamo in grado di anche di fare delle live via internet e nel futuro penso che lavoreremo molto su questo aspetto, perché è uno degli aspetti che mi sono stati sempre al cuore, cioè portare avanti l'idea della cultura italiana dovunque sei, come radice, come fatto fondamentale della tua essenza, diciamo così. Quindi lo trovo come un fatto fondamentale. Che cosa mi piaceva forse dell'America? L'America è diventato un paese totalmente diverso negli ultimi 10 anni, diciamo che negli ultimi 2 non ne parliamo proprio. È un paese straordinario dal punto di vista della tolleranza umana e soprattutto un paese che ha accolto tutti gli emigrati del mondo, creando una specie di big pot dove tutti potevano convivere insieme e tutti potevano comunque coltivare la propria cultura anche essendo in un paese straniero, e quindi questo aspetto dell'America mi è sempre molto interessato, che poi è stata la base dello sviluppo di questo paese. Ultimamente questi concetti sono stati messi un po' in discussione soprattutto per la politica di Trump, ed è questo un aspetto molto negativo. Non mi ritrovo più con l'idealità con cui io sono rimasto in questo paese. La cosa che mi piace dell'America è difficile dire. Il discorso si fa più approfondito quando si entra nella politica e quindi si comincia a capire che la politica è la conseguenza di interessi politici, ma del resto tutto il mondo è così, quindi dire non mi piace questo è asserire un nonsense. Diceva un amico avvocato, ma di che cosa stiamo parlando? E questo è il problema. No, dell'America mi piace molto, mi piacciono soprattutto gli americani, che è un popolo un po', io direi bambinesco, ma allo stesso tempo è un popolo di grande generosità, di grandi comprensioni e di grande ospitalità. Io no, mi ritrovo molto. Forse è un popolo molto assuefatto all'informazione televisiva, ma del resto in Italia non siamo da meno. Siamo diventati più o meno, you know, un popolo televisivo che ascolta le notizie e
e non reagisci rispetto alle notizie. C'è qualcosa che l'America dovrebbe imparare dall'Italia? Gli usi, i costumi, le tradizioni, l'amore per la qualità del prodotto, ecco. Ma soprattutto potrebbe imparare la coscienza del prodotto, di quello che noi viviamo, il mangiare, ecco. Qui è diventato praticamente una fabbrica di zucchero. Purtroppo la gente ha poco tempo per pensare e per... e anche mangiare correttamente. Ci vorrebbe più autocoscienza di quello che mangi per non crearti dei danni. Ci dice we eat, we are what we eat. Non siamo quello che mangiamo. E l'Italia su questo punto di vista ancora mantiene degli standard molto alti. E questo è un aspetto fondamentale, perché ormai tutte le malattie che noi abbiamo all'80% dipendono dal cibo, quindi su questo aspetto penso noi abbiamo da insegnare ancora un poco agli americani. Dell'America dobbiamo imparare sicuramente il business. Cioè, in America, se tu vuoi fare una cosa, ci sono poche cose che te lo impediscono. Se tu hai una capacità creativa e vuoi fare delle cose, seppure aprire un ristorante a New York e aprire un ristorante in Italia è una cosa incredibile, aprire un ristorante in Italia, perché il livello burocratico con cui tu devi sottostare è così enorme che ti impedisce di farlo. Qui invece, anche essendo un livello burocratico, però un livello burocratico che funziona, che il livello burocratico è importante nella gestione del business, nella regolamentazione del business, l'importante è che sia efficiente. In Italia questo tipo di efficienza non ne abbiamo. Se noi dobbiamo fare, se abbiamo un contenzioso commerciale con un fornitore, in Italia ci vuole 3 anni per determinare chi ha ragione e chi ha torto, in America in 3 mesi si ha la risposta. Per cui la certezza della legge che olea il business, il commercio. Se non c'è certezza nella legge, se non c'è certezza che tu puoi fare le cose senza che qualcuno te le impedisce, e allora in questo c'è una grande differenza. La politica, probabilmente. Avendo fatto 20 anni di politica, mi manca essenzialmente, perché io vado a letto alle 3 del mattino, prima di alzarmi già mi sono letto Manifesto, Repubblica e Mattino, che sono i miei 3 giornali preferiti, quindi la mattina già so tutto quello che è successo in Italia, a parte ieri sera. Io vivo nel mondo ormai, non vivo né in America né in Italia. L'idea che uno deve stare in un posto perché viene da quel posto non sta più, perlomeno per le esperienze che ho fatto io, nella mia mente. Quindi l'Italia praticamente è uno dei paesi dove vado spesso e che mi piace andare, ma vivere non è la parola giusta per me. Un grande saluto da New York, da parte di Marcello. Ciao, ci vediamo presto in Italia.